Cari amici che ci seguite su Radio.0, la rivista Campo dei Fiori e la nostra pagina di radiopalcoscenico.it, siamo tornati al Teatro Manzoni con grande piacere, dove in scena, lo sarai fino al 27 gennaio, c'è sempre un'altra possibilità. In scena, beh, vedete la compagnia già inquadrata e io comincio a salutare. Iniziamo a salutare Pietro Longhi. Pietro, buonasera. Buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Rita Forte, bentornata. Grazie, buonasera a tutti. Abbiamo Giuseppe Abramo. Buonasera, buonasera. E Antonia Di Francesco. Buonasera a tutti. Allora Pietro, questo è uno spettacolo che comunque colpisce un po' in tutti i sensi, dove accade qualcosa, dove la donna è comunque conquistatrice, potremmo dire, e l'uomo viene conquistato. Dopodiché, al momento della conquista, qualcosa, le carte in tavola cambiano. Sì, sì, è una commedia moderna, contemporanea, dove gli uomini oggi sono tutti gazzelle in fuga, cioè scappiamo tutti, però poi la donna ci bracca, ci acchiappa, ci conquista, però poi dopo queste prime schermaglie l'uomo ha bisogno della donna e la donna ha bisogno dell'uomo, e quindi questa commedia fa riflettere, perché fa capire quanto sia importante la solidarietà, la pazienza e soprattutto quanto siamo necessari l'uno all'altro. Rita, nella vita di questo uomo, quindi, irrompe questa donna, una donna in carriera, una donna carica. Oddio, in carriera no, perché lei è in cerca di lavoro, di un lavoro stabile, ma in carriera una donna aggressiva. Aggressiva, forse. Sì. Una donna molto aggressiva, molto... Un carattere molto forte. Sì, apparentemente molto sicura di sé, ma lei lo dice, era un'ex timida e le cose non sono andate bene, quindi andando da una psicologa cugina un po' molto più strana di lei, si è trasformata in una donna aggressiva, ma in realtà probabilmente lei lo è sempre stata dentro di sé, una donna che cerca l'uomo più fragile da poter conquistare, catturare, e una volta conquistato poi lei si stanca e va alla ricerca di avere il suo scopo nella vita è solo esclusivamente quello. Sarà una donna destinata a rimanere da sola, probabilmente, perché non riesce ad instaurare un rapporto duraturo con una persona. E, però ecco, pare che oggi ce ne siano donne così, pare, a detta degli uomini, qua ce ne sono due, uomini, così dicono, tu sei il terzo uomo, lo potresti dire, non lo so, io non ne ho conosciute, io magari ho conosciuto uomini più aggressivi, sono completamente diversa, comunque è proprio questa mia diversità che mi ha stimolato e che mi stimola ogni sera a rappresentare questo personaggio totalmente diverso da me, e mi diverto molto perché riesco a bastonare un uomo, povero Pietro, Leonardo in questo caso, un uomo che magari nella vita non sono mai riuscita a bastonare, a dirgli determinate cose, mentre sul palcoscenico riesco a dirgliele. Questa è una bellissima soddisfazione, forse questa è la cosa, è una delle cose più belle dell'essere attore, riuscire a dire e a fare determinate cose che nella vita non fai. E questi erano i due protagonisti, quindi, di questa commedia. Andiamo a conoscere anche i due interpreti, l'interprete maschile. Allora, qual è il tuo personaggio? Beh, io in realtà interpreto tre personaggi. C'è il ruolo dell'avvocato, lo zio di Miriam. Zio Carmelo. Zio Carmelo, direttamente dalla Calabria. E poi ci sarà un altro personaggio che è un cameriere che lavora in un tipico ristorante romano, forse, chissà. E alla fine sarò un conquistatore, forse, pure, Arsenio, un uomo che cercherà di abbordare Miriam. Poveraccio, però... perché io lo distruggerò. Esatto, appunto. Ma non c'è tempo di vederlo. Però non lo diciamo. No. Venite al teatro, perché la commedia è divertente, quindi ancora non vi possiamo dire tutto. Questo per il momento, non ci sbilanciamo. E allora andiamo a conoscere anche il personaggio femminile. Anche io interpreto tre personaggi, che sono tutti parenti di Miriam, e sono la sorella, che ha qualche problema, e una cugina che ne ha un altro, infermiera che ne ha un altro, e la psicologa che ne ha più due, che risolve i problemi, che vorrebbe risolvere i problemi, ma forse dovrebbe risolvere prima i propri, e basta.
sono questi tre personaggi molto diversi tra di loro, che però, come nota il protagonista, si assomigliano tutti perché sono parenti. Pietro, direttore artistico anche di questo stupendo teatro, perché hai scelto questo testo inglese? Un bel testo comunque. Sì, è un bel testo, come dicevo, contemporaneo, affronta quel disagio che c'è oggi tra i sessi e noi, tra una risata e l'altra, cerchiamo di far comprendere al nostro pubblico che poi l'uomo e la donna devono stare insieme, devono continuare a procreare, a fare figli. Questo allontanamento che c'è da un po' di tempo, questo non comprendersi e sta creando tanti problemi. Ecco, io credo che il teatro si deve far carico di andare ad affrontare questi problemi e, ripeto, tra un sorriso e l'altro far capire che invece insieme si sta bene e molto bene. Rita, tanti spettacoli insieme a Pietro, tanti personaggi, comunque sì, tutti molto diversi. Sì, ho fatto pure il cane l'anno scorso. La gattina, sì. Ricordiamo. Questo personaggio però comunque, sì, così possiamo pensare che molte persone, molte donne, come dicevamo prima, e anche uomini, si possono rispecchiare in questo carattere, un po' paragonato alla felicità. Qual è la felicità? È l'attimo prima che uno diventa felice, perché dopo la felicità riviene la normalità. Beh, infatti la felicità dura un attimo. Quello che bisogna ricercare, che Miriam poverina non è capace di cercare, è la serenità con se stessa. È una donna problematica, è una donna molto problematica, e mi dispiace per lei, poverina, e mi dispiace tutte le donne che somigliano a Miriam. E la felicità, sì, il culmine della sua felicità è quando riesce a farsi sposare, in questo caso da Leonardo, poi subito dopo catturato. Ci sono donne così, però poveracce, hanno veramente bisogno di andare a una psicologa, non come Gloria, mia cugina, perché come giustamente diceva Antonia, deve curarsi, okay, la prima, sì, però insomma delle belle sedute con uno psicologo, un tipo di donna così aggressiva dovrebbe farlo. Comunque ho letto su internet, Sam Bobrick, che ha lasciato delle interviste, perché è noto soprattutto, è uno statunitense, è noto soprattutto in America come autore televisivo, tanti programmi televisivi e anche commedie. Lui dice, lui prende spunto da determinati personaggi della realtà, la donna aggressiva, l'uomo timido, e poi li rende quasi all'eccesso paradossali per poter, lui dice, il mio scopo è quello di voler far divertire il pubblico, perché intanto deve venire a teatro, evidentemente pure in America ci sono problemi come da noi in Italia, per l'età, e devono venire a trascorrere 2 ore in allegria. La commedia, la mia commedia deve far divertire, riflettere sì, ma soprattutto divertire. Devono trascorrere 2 ore e non se ne devono accorgere, perché nella vita hanno già tanti problemi e quindi non bisogna sovraccaricare di ulteriori problemi. Questo è Sam Bobrick. È vero, è tutto giusto. Allora, noi cominciamo a salutare e ringraziare Antonia Di Francesco. Grazie, buonasera a tutti. Giuseppe Abramo. Grazie a voi, alla prossima. Rita Forte. Grazie, un abbraccio a tutti voi. Beh, Pietro Longhi, invitiamo i nostri amici che ci seguono a venirvi a vedere fino al 27 gennaio al Teatro Manzoni di Roma. Vi aspettiamo. Grazie a tutti da Sandro Alessi.